Questa è una tradizione antichissima che si recita nella vigilia dell'Assunta, il 14 agosto, o nel giorno della festa della Madonna Assunta, il 15 agosto. Si tratta di una devozione molto forte con la quale ci si affida a Maria e si scaccia il male dalle nostre vite. La festa dell'Assunta è la più grande festa della Madonna. Lei stessa, in varie apparizioni, ci chiede preghiere grandi, piccoli digiuni e fioretti, in preparazione di questa solennità. Facciamo un regalo a Maria e a noi in questa grande festa. E riscopriamo e recitiamo questa bellissima preghiera. Questa devozione si accompagna alla recita di 100 Ave Marie e ad una frase in cui si ammonisce Satana, emblema di ogni male, a stare lontano dagli uomini, perché oggi è il giorno di Maria, la madre che ha vinto definitivamente il male, dicendo sì a Dio e portando gli uomini alla salvezza e alla speranza, dando vita a Gesù. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Falso nemico, allontanati. Con la mia anima non hai cosa fare. Oggi è il giorno della Beata Vergine Maria. Faccio 100 croci e 100 Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e si fa il segno della croce e si recita l'Ave Maria. Si inizia la recita delle 100 Ave Marie, accompagnate da questa invocazione e da 100 segni della croce. Alla fine delle 100 croci e delle 100 Ave Marie si recita il Salve Regina. Questa è una tradizione antichissima proveniente dalle chiese orientali che resta nella tradizione di tanti paesi del sud del nostro paese, dove ancora oggi, il 15 agosto, in chiesa alle ore 15, in una cerimonia solenne, viene recitata questa devozione alla Vergine Maria Assunta in Cielo. Sorprende questa festa dell'Assunta, sorprende perché nel mezzo di un'estate di distrazioni ci riporta la preghiera essenziale, insistente e audace contro il demonio. Ci ricorda che esiste un oltre a cui giungere un giorno da uomini veri, di quelli che nella vita hanno scelto la forza della fede, hanno affidato la loro umanità alla Donna Maria, riconoscendosi creature fragili ma accoglienti verso il dono della speranza che lei ha portato al mondo. Pensa, anima mia, che dovremmo morire, nella valle di Giosafat dovremmo andare, e il nemico, il demonio, cercherà di venirci incontro. Fermati, nemico mio, non mi tentare e non mi atterrire, perché feci 100 segni di croce, e qui ci si segna, durante la mia vita, nel giorno dedicato alla Vergine Maria. Mi segnai, ascrivendo ciò a mio merito, e tu non avesti potere sulla mia anima.